sia un giorno, terza domenica di Pasqua, e in tutti questi, nella Bibbia, quando si legge la Bibbia, i padri della Chiesa, eccetera, ci spiegano per poter capire bene, si può dire che ci sono due cose fondamentali. Uno, bisogna leggere le cose della Bibbia e cercare di capire come la gente in quel momento hanno capito quelle parole, di cercare di metterci anche 2000 anni fa, di capire quello. Però non finisce lì, perché la Bibbia è la parola di Dio e per tutti i tempi. Dopo quello bisogna di capire come le parole parlano a noi oggi. Però ci vuole tutti e due, il senso letterale e anche il senso per noi, per oggi. E anche per esempio quando si prega il rosario con i 20 misteri del rosario, no? Due volte a settimana si medita sui misteri gaudiosi e anche tutti i misteri del rosario per aiutarci di entrare pian pianino in questi misteri. Perché guardate, per gli apostoli, anche per esempio per gli apostoli, per capire come mai era così difficile per gli apostoli di credere che Gesù è risorto. Perché per noi sembra facile, perché tante volte abbiamo celebrato questa festa, no? Invece se ci mettiamo 2000 anni fa, no? Nelle chiese, nelle nostre case, per esempio, il crocifisso è tutto bello, pulito, che carino, ma la realtà era spaventosa. Gesù era totalmente coperto di sangue, ha perso ogni goccia, è il tipo di morte più peggio che c'era. E perciò era molto difficile per gli apostoli di credere che Gesù era vivo. Impossibile! Abbiamo visto la crocifissione. E perciò Gesù con delicatezza, pian pianino, si avvicinava agli apostoli per pian pianino di aiutare. Perché Gesù non mai costringe, non mai forza, non mai manipola le persone per costringere a credere in Lui. Mentre tanti noi esseri umani, noi cerchiamo di costringere psicologicamente, in tanti altri modi, gli altri di fare la nostra volontà. Gesù non fa mai quello, perché rispetta la nostra libertà. E perciò Gesù con delicatezza offriva, avvicinava agli apostoli per aiutare loro di cominciare a credere in questo grande evento che Gesù era veramente risorto. E ha spiegato le scritture, il Cristo dovrà patire per risuscitare e tutte cose. Finalmente ha detto un pochettino più forte nel Vangelo di oggi, ha detto che perché siete turbati e perché sorgono dubbi nei nostri cuori? Cioè erano proprio scandalizzati dalla croce, no? E guardate anche per noi, prendiamo anche queste parole anche per noi, quante volte, no? Quante volte nella nostra vita, quando le cose non vanno bene, quando nella nostra vita arrivano le sofferenze, le difficoltà, i disastri, disgrazie, e noi siamo scandalizzati e diciamo: ma non c'è più Dio, impossibile essere risorto. Cioè noi facciamo come gli apostoli, non crediamo che è risorto nella nostra vita perché vediamo che era coperto di sangue nella nostra vita. Noi facciamo uguale oggi, come 2000 anni fa. Mentre i santi, che hanno fatto un cammino di vita veloce, sono arrivati alla fine della vita, fino a quel punto di capire che ogni cosa che viene da Dio, viene da un Dio che ci ama, anche le cose più terribili disgrazie. No? Mentre noi che siamo in questo cammino all'inizio, ogni volta che viene una disgrazia nella nostra vita, si dice: ma io ce l'ho con Dio, che cosa fa Dio? Invece i santi hanno detto: grazie Dio per aver datemi un pezzo della croce di Gesù. A che punto siamo nella maturità? Andiamo, e poi Gesù dice che di questo voi siete testimoni. No, dobbiamo essere i testimoni.
E ho trovato, guardate, per essere veri testimoni, noi siamo testimoni per gli altri soltanto fino al punto che siamo uniti a Gesù. Soltanto fino a quel punto. Sentite queste belle parole di Santa Faustina in riguardo a questo. Sentite. Lei scrive: «O mio Gesù, so che per essere utile alle anime bisogna impegnarsi a raggiungere la più stretta unione con te, o amore eterno. Una parola di un'anima unita a Dio procura più bene alle anime che eloquenti dibattiti o prediche di un'anima imperfetta». Paragrafo 1595. Così ecco, più che preghiamo e soffriamo bene, e più che siamo uniti a Gesù. E poi il primo passo per essere testimoni di Gesù è quello, è come facciamo all'inizio di ogni messa, di riconoscere che siamo peccatori. Se noi crediamo di non essere peccatori, noi non siamo testimoni di nessuno tra di noi stessi, non per Gesù. Papa Giovanni Paolo II e altri papi hanno detto che il peccato più grave, soprattutto oggi, è di credere che non c'è peccato. Abbiamo perso il senso del peccato e poche persone si confessano oggi. Tanti vogliono credere che il diavolo non esiste, l'inferno non esiste, così i topi ballano. Ecco come l'inganno, la trucca del diavolo. E allora questo Gesù, i testimoni, guardate, i testimoni più autentici sono i martiri, i martiri. Per questo già dai primi tempi della Chiesa si constatavano che il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani. Sono testimoni autentici i nuovi martiri. Anche oggi ci sono tanti martiri. Sapete che nell'ultimo secolo c'erano più martiri che in tutta la storia della Chiesa. Cioè in Russia, Cina, tanti cristiani ammazzati. I martiri coreani, guardate, prima di andare al martirio hanno scritto questo, sentite: noi andiamo a una festa troppo grande per permettere che sentimenti di tristezza entrino nel nostro cuore. Erano contenti di morire per Gesù. Invece quando il dolore viene nella nostra vita, che cos'è la nostra reazione? Far festa o brontolare? Ecco, così dobbiamo essere questi veri testimoni. E guardate anche che Pietro, nella prima lettura, no? Pietro, questa è la parte dopo Pentecoste, no? Prima avevano paura che gli ebrei ammazzano gli apostoli come Gesù, avevano paura. E lo Spirito Santo è venuto, avevano quel coraggio e è uscito di proclamare Gesù crocifisso. E guardate queste parole di Pietro. Ha detto che voi avete crocifisso Gesù. E adesso avete ammazzato l'autore della vita. E proclamare proprio. E quante volte pensate noi? Se noi siamo veri cristiani, il Vangelo, la parola Vangelo vuol dire buone notizie. Allora, la nostra fede è buone notizie, sì o no? Per esempio, se, fra una coppia, se un bambino nasce, buone notizie, voglio dire a tutti, abbiamo un nuovo bambino. O quando si sposano, vogliono dire a tutti, sono innamorato con quella ragazza. Allora, se noi siamo innamorati con Gesù, vogliamo dire agli altri di queste buone notizie? Non diciamo niente. Allora non siamo innamorati con Gesù. Gli apostoli sono usciti dal cenacolo per dire Gesù. Invece noi siamo veramente innamorati con Gesù come gli apostoli, o la religione è soltanto una cosa da parte che ci dà soddisfazione o qualcos'altro? E allora, perché guardate, tante volte le persone vogliono soltanto la mediocrità, ma alla fine della vita ci sono due estremi: la felicità incredibile, paradiso, o il dolore incredibile, l'inferno. E non c'è niente in mezzo per i mediocri, non c'è niente in mezzo.
e qualche volta si chiede, ma come mai è così forte queste cose? Io voglio un posticino mediocre, perché io sono un cristiano normale, non sono San Francesco. Proprio perché Dio ha fatto soltanto due categorie, animali senza responsabilità e esseri umani, con la dignità creata nell'immagine di Dio a livello degli angeli. La nostra responsabilità è grandissima, perciò alla fine della vita ci sono due posti, soltanto due posti. E anche ci sono tanti modi in cui Gesù è crocifisso oggi, non soltanto 2000 anni fa. Che ci sono tanti peccati oggi di relativismo, ingratitudine, indifferenza. E Pietro ha invitato al pentimento. E pensate anche questo. Se Pietro non avesse parlato, le persone non avrebbero pensato niente di Gesù, come un altro criminale, come tutti gli altri. Non c'è problema. Invece Pietro è uscito e dice, guarda, avete ammazzato, non un criminale, ma l'autore della vita. E 3.000 persone avevano la grazia di convertirsi. Io direi la maggioranza, no, ma almeno 3.000 si sono convertiti. E okay, oggi, e questa è la stessa cosa oggi, guardate. La Madonna ogni volta che appare a Fatima, Akita, Giappone e tanti altri posti, dice pregate per il Papa, Vescovi e Preti, sempre. Il primo bersaglio del diavolo siamo noi, perché tanti di noi abbiamo paura della gente, siamo nel cenacolo, non vogliamo uscire, non vogliamo fare come Pietro, perciò non vogliamo dire alla gente oggi, voi avete crocifisso Gesù oggi. Per questo abbiamo paura oggi, come no? Più di un mese fa, quando Adriano Celentano a Sanremo ha detto pochi preti oggi parlano di eternità, peccato mortale, l'inferno. Non parliamo, abbiamo paura, siamo nel cenacolo. Non vogliamo più parlare che è un peccato mortale, anticoncezione artificiale, o l'aborto, o eutanasia, o omosessualità e tutte queste altre cose. Non vogliamo parlare, abbiamo paura. Però se noi non facciamo così, allora la gente non sanno che abbiamo crocifisso Gesù oggi. Non c'è più peccato, nessuno si confessa e non c'è la redenzione. Pregate per noi, perché abbiamo paura di essere crocifissi. È vero, saremo crocifissi oggi. Però dobbiamo fare come Pietro, perché anche Pietro ha finito crocifisso. Ecco la nostra vita. Pregate per noi, perché noi dobbiamo essere fare come gli apostoli Pietro, per poter far arrivare alla vera risurrezione. E guardate, non è facile. Pietro ha detto di cambiare vita, perché siano cancellati i vostri peccati. Ma se le persone non cambiano vita, i peccati rimangono. Oggi si continuano di vivere, di prendere, tutto va bene nel relativismo. Nella seconda lettura è scritto, chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti, è bugiardo e in lui non c'è la verità. Perciò se noi diciamo conosciamo Gesù ma non vogliamo seguire i 10 comandamenti spiegati dalla Chiesa, siamo bugiardi come tantissime persone nel relativismo oggi. Così coraggio. Guarda, non è facile di seguire Gesù, è difficile, anzi impossibile seguire Gesù senza la grazia di Dio. Come Gesù ha detto agli apostoli, per uomo impossibile, per Dio tutto possibile. Perciò pregate tanto, state vicino all'Eucaristia con il rosario in mano e avrete la forza di seguire Gesù, anche se Gesù ci chiama di essere con Lui martiri alla fine della vita, per entrare in paradiso per l'eternità come martiri. Che bello! Buona Pasqua! Per tutti noi e tutti i cristiani che hanno ascoltato questa parola di oggi, per il coraggio di non essere scandalizzati dalla croce nella nostra vita, quando arrivano che di credere che tutto viene da un Dio che ci ama e di non cadere nel relativismo o di cambiare i 10 comandamenti o il Vangelo secondo la nostra comodità, ma di abbracciare, di riconoscere i peccati
che veramente nella nostra vita siamo noi che abbiamo crocifisso Gesù. E se noi possiamo avere la grazia di ammettere quello, allora possiamo fare una buona confessione. Se no, se non ammettiamo che siamo noi che abbiamo fatto questi peccati, allora tutta la predicazione di Pietro, gli Apostoli e Gesù è nulla. Perciò chiediamo per questa grazia e poi di fare una buona confessione. Preghiamo. Per tutti il Papa, i Vescovi e i Sacerdoti che hanno il coraggio di fare come Pietro, gli Apostoli, che sono usciti dal Cenacolo anche se c'era il rischio di essere crocifissi come Gesù, e di dire al popolo che voi avete crocifisso Gesù. Prima abbiamo pensato che non c'era peccato, tutto va bene, come non hanno capito che hanno crocifisso Gesù, niente. Invece se i sacerdoti, i vescovi fanno la loro parte, capiamo che cos'è un peccato secondo Dio, non secondo il mondo. Per, di avere quel coraggio, di pregare per questi i sacerdoti, perché abbiamo bisogno delle vostre preghiere per poter avere questo coraggio di dire i peccati come sono, di combattere in questo periodo di relativismo oggi in cui non c'è più peccato di niente. Preghiamo per il Papa, Vescovi e Sacerdoti. Preghiamo. Chiediamo in questa preghiera di avere quel fiducia come bambini al nostro Babbo in cielo e di credere come i santi che tutto quello che viene nella nostra vita viene da un Dio che ci ama, ci permette. Niente succede per caso, come dicono i santi. Noi siamo contenti quando arrivano le belle cose, belle cose, belle cose, e quando arrivano Gesù crocifisso nella nostra vita, allora ce li ama, non, Dio non ci ama più. Ma di credere che Dio ci ama anche quando arrivano i dolori, e per il nostro bene. E così anche quando Pietro dice a noi oggi attraverso il vicario di Cristo, il Papa, i sacerdoti, i vescovi, in unione con il vicario di Cristo, che bisogna seguire i 10 comandamenti in questo modo, di credere che Dio ci fa questo perché ci vuole bene. Così chiediamo per questa fiducia, come bambini fiduciosi nei genitori, e di essere pronti anche con lacrime, ma di buttarci nelle braccia del Dio Padre, per poter arrivare anche noi alla vera gioia e la Pasqua. Padre nostro, che sei nei cieli,